Nel nome di Dio e del popolo l'udienza è aperta. Le sue confessioni scritte di ieri, ciò che lei ha detto ieri, è la verità? C'è qualcosa che ho detto sotto pressione. Lei è un musulmano fedele? Sì. Fa il digiuno, prega 5 volte al giorno? 5 volte al giorno lei è un uomo rispettato e un musulmano fedele. Lei legge il Corano, ma nello stesso tempo lavora per i servizi segreti israeliani. Io non ho mai lavorato per i servizi segreti israeliani. Come può convivere con entrambi, con la religione e con i servizi israeliani? Si è incontrato con l'agente israeliano 2 settimane prima. Si è seduto con lui. Lei ha incontrato l'agente 2 settimane prima che Mahmoud venisse assassinato. Lo ha incontrato. Gli ha mostrato la foto di Mahmoud. Gli ha indicato il suo negozio. Gli ha indicato la sua casa. No. Le ha dato del denaro, vero? No. Le ha dato del denaro? Non mi ha dato del denaro. Questa tragica farsa dura per 3 giorni, senza che alcun testimone venga chiamato a deporre. In assenza di prove e di indizi, il procuratore si basa esclusivamente sull'interrogatorio di Al-Afnan. L'avvocato della difesa neppure pronuncia l'arringa, ma si limita a leggere una semplice dichiarazione. L'accusa afferma che l'imputato è colpevole. Al-Afnawi è un traditore. Chiedo alla Corte di applicare a Al-Afnawi la sentenza più severa, la pena di morte davanti al plotone d'esecuzione. Viva la giustizia! Il verdetto. Conformemente agli articoli della legge 1911 e alla legge giordana 16.1960, abbiamo deciso a maggioranza per la condanna a morte di Munzer Subi al-Hafnawi. Portatelo via. Per i palestinesi l'uso di informatori da parte dei servizi israeliani è uno degli aspetti peggiori del conflitto. Chiunque sia sospettato di collaborazionismo viene giudicato come Munzer al-Afnawi. Gli israeliani hanno mirato alla struttura morale della società palestinese. Hanno messo il fratello contro il fratello, il vicino contro il vicino, l'insegnante contro gli studenti, tutti contro tutti. Ogni volta che c'era un omicidio, ogni volta che un palestinese veniva assassinato, si dava la colpa ai collaborazionisti, quando invece gli israeliani avevano utilizzato magari solo le loro tecnologie più sofisticate. I palestinesi sono vulnerabili, hanno bisogno di lavorare, di spostarsi liberamente, di guadagnarsi la vita. E a volte gli israeliani scambiano tutto questo con la delazione. È il 31 luglio del 2001, 2 responsabili di Hamas, Yamal Mansour e Yamal Salim, vengono colpiti da un missile nel loro ufficio, nel pieno centro di Nablus. La scelta di questi 2 obiettivi da parte di Israele è il segno che il conflitto sta cambiando. Le vittime, infatti, sono capi spirituali e politici che non partecipano alle operazioni militari. Il conflitto tra israeliani e palestinesi, insomma, sta per arrivare a un ennesimo punto di non ritorno. L'eliminazione dei 2 Jamal ha cancellato completamente la differenza tra l'ala politica e l'ala militare di Hamas. Come appare anche dai suoi scritti,
Jamal Mansour era contro gli attacchi suicidi, se non altro per ragioni pratiche. E in un suo libro, pubblicato in arabo, affermava che se la maggioranza dei palestinesi era favorevole ad un processo politico, Hamas non doveva opporsi. Definire tutto questo pragmatismo è come dire che lo strangolatore di Boston era un moderato rispetto a Jack lo Squartatore. Nelle organizzazioni terroristiche, dal vertice alla base, sono tutti responsabili, non ci sono differenze. Ma noi per un certo periodo di tempo abbiamo commesso l'errore di considerarli dei politici intoccabili. Per Hamas questo duplice assassinio segna una svolta. Gli omicidi mirati si sono ritorti contro Israele. Hanno creduto che ci avrebbero indebolito, ma in effetti è successo il contrario. Moltissime persone si sono unite a noi. Tutta Nablus ha partecipato alle esequie, e non solo la gente di Hamas. Il messaggio alla popolazione era che Israele aveva cancellato la differenza tra l'ala politica di Hamas e l'ala militare. La conseguenza naturale era perciò che bisognava rivolgersi all'ala più radicale, dato che anche il pragmatismo veniva punito da Israele. Giurando vendetta, decine di palestinesi si offrono volontari per nuovi attentati suicidi. 10 giorni dopo, Hamas colpisce. Una bomba umana esplode in un'affollata pizzeria nel centro di Gerusalemme. Le vittime sono 15, tra cui un'intera famiglia. I feriti 130. Anziché reagire contro Hamas, Israele occupa la sede dell'OLP a Gerusalemme Est, il simbolo della rivendicazione palestinese sulla parte araba della città. A Ramallah, intanto, viene bombardato un posto di polizia. Sono messaggi chiari per Yasser Arafat affinché ricorra alla sua polizia e arresti i terroristi. A Washington si è appena insediato George Bush. La nuova amministrazione è preoccupata per l'escalation in Medio Oriente. La Casa Bianca ha mandato al capo della CIA, George Tenet, di negoziare un cessate il fuoco, ma il tentativo fallisce. Quando interviene personalmente il segretario di Stato, Colin Powell, con 2 viaggi nella regione, israeliani e palestinesi in apparenza si prestano al gioco della diplomazia. Ma entrambi, anche se ufficialmente dicono l'opposto, sanno benissimo che la situazione è tale da rendere quasi impossibile un accordo. Il gioco era questo. Io so, tu sai, ma facciamo finta di non sapere. Se ripercorriamo tutti i tentativi fatti per fermare quella escalation, il loro ingrediente e il loro denominatore comune era questo. Io so, tu sai, ma facciamo finta di non sapere. Mentre la diplomazia fa lentamente il suo corso, il bilancio dei morti si fa ogni giorno più pesante. È il settembre del 2001. A un anno dallo scoppio dell'intifada sono già stati uccisi 551 palestinesi e 175 israeliani. I feriti si contano a migliaia. Poi un martedì di fine estate cambia il mondo.